tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. In seguito all'attentato di Parigi, 132 morti, sono stati molti a far notare che mentre si è tanto parlato della strage francese, poche parole sono state spese per attentati nel resto del mondo. Facebook è stato al centro delle critiche dopo aver attivato uno strumento per permettere ai parigini di far sapere che stavano bene, opzione che però inizialmente non era stata attivata nell'attentato del giorno precedente, a Beirut, con 43 morti e 239 feriti, piuttosto che in Nigeria, dove 196 insegnanti e 314 studenti sono stati uccisi. Sembrerebbe emergere l'idea che l'11 settembre, Charlie Hebdo e l'ultima strage parigina siano più gravi perché occidentali. Secondo lei è così? Non è che non se ne parli se vengono in altri stati. Cioè al giorno d'oggi se ne parla, cioè forse tanto, bisognerebbe riflettere su queste cose perché sono cose che fanno veramente paura. Ma non bisogna aver paura, bisogna reagire, secondo me, cercando di usare molto l'intelligence, che penso che sia l'unica cosa, più che le armi, ecco. Perché le armi si distruggono, però oltre che distruggere magari l'ISIS, come che tanto se ne parla, ci sono anche dei parecchi civili che vanno di mezzo, quindi la cosa non mi sembra giusta, diciamo. E crede che la nostra società sia colpita in egual misura sia dagli attentati di Parigi che da ciò che può accadere in altri paesi più lontani? Sicuramente, perché il mondo è uno, ecco, diciamo, quindi dovrebbero anche le religioni, cioè ognuno con la propria religione, però unirsi più che dividersi, diciamo, ecco, perché gli attentati portano al male, basta, diciamo, ecco. Sì, sì, effettivamente può sembrare così. Personalmente ritengo che la gravità degli atti di terrorismo siano uguali in tutto il mondo, quindi certamente che la stampa dà più risalto a fatti che ci toccano più da vicino rispetto ad altri che sembrano molto più lontani, però insomma la sostanza è sempre quella, ecco. Qualcuno dice che proprio la stampa tende a farci vedere quello che noi vogliamo vedere perché tutto il resto non ci interessa, quindi è colpa anche della stampa? Ma guardi, non posso rispondere perché non ho una visione generalizzata del problema, io la vedo solo dalla mia parte. Sì, può sembrare anche così, però cioè, ripeto, bisognerebbe essere dentro il giornale e quindi non ho un parere preciso, ecco. Cosa ne pensa di quelle persone che hanno messo, non so se ha saputo, la foto di Facebook con la bandiera francese davanti? Ha visto qualcosa? Sì, sì, ma giudico molto demagogica la cosa. Gli attentati sono gravi a Beirut come a Parigi e quant'altro. Poi se andiamo a spulciare veramente, che non abbiamo i mezzi, le cause di perché avviene questo, lì ci sarebbe tutto un discorso a parte e che magari qualche responsabilità l'abbiamo anche noi occidentali, ecco. Se ne parla meno. Come mai secondo lei? Ma non lo so, forse è ignoranza. O ognuno non si interessa. Forse questo qui ha colpito un po' di più, perché è più vicino a noi. Quindi secondo lei il fatto che sia qua vicino in Occidente influisce? Beh, forse sì. Secondo lei gli attentati che avvengono lontano sono quindi da considerarsi delle morti secondarie? No. Di minore importanza? Forse perché non li sentiamo. Questo qui si è sentito di più. Più vicino a noi, più vicino all'Italia, gli altri non tanto si sono sentiti. Quindi quelli più lontani sono da considerarsi di minore importanza? Uguale, penso che siano uguali. Però in realtà non si manifesta mai, non si fanno manifestazioni di solidarietà per gli attentati lontani da noi. Forse quella, sì, è vero. Secondo lei come mai? Non lo so rispondere.